Allora, dal Motorbike Expo di Verona parliamo un pochino con Thomas Cajani, che è il neo acquisto del team Cuja Racing. Thomas, tu vieni da una stagione in Stock 1000 e da due gare con il Cuja in Supersport. Adesso hai firmato questo contratto per una stagione intera in Supersport. Cosa ne pensi di questo passaggio di categoria? Ma io, secondo me, mi è sempre piaciuta la GP, la 125. Secondo me la 600 è più vicina a livello guida della GP, mi piace molto, mi sono trovato molto bene all'ultima gara a Portimao con Cuja, dopo una stagione difficile perché mi sono fatto operare, non mi sono trovato molto bene con la Kawasaki, con loro, con Honda, col progetto che c'hanno, il pacchetto di moto, di team, mi trovo molto bene. Io sono un pilota abbastanza emotivo, nel senso mi piace stare bene come tutti, ma ancora di più di altri, può darsi, con il team, con i padroni, con i meccanici, e qua mi trovo bene. Benissimo, senti, quindi hai già avuto modo di provare questa moto, come dicevamo, a Portimao, anche a Magny-Cours, giusto? Sì. Anche a Magny-Cours. Sì. E qual è la tua sensazione? Ma secondo me la Honda è una moto che è molto facile da guidare, può darsi con meno cavalli di altre marche, ma mi trovo bene perché io ho una guida abbastanza fine, come dicevo prima, di GP, non ho tanta esperienza perché ho iniziato molto tardi a correre, ho l'esperienza del GP e mi piace, diciamo che sicuramente quest'anno sarà ancora migliore, perché l'anno scorso avevamo un pilota che un po' non andava molto prima, quindi non hanno sviluppato molto la moto. Speriamo di lavorare bene a Valencia fra qualche giorno e dopo in Australia e vedremo come va. Quindi i test, hai già anticipato la mia domanda, farete dei test a breve, mi dicevi, sì, a Valencia? Sì, sì, a Valencia neanche 10 giorni, e dopo 2 giorni di test in Australia e la gara di Superbike. Australia la conosci già, la pista? No. Conosco la metà delle piste del mondiale. Aspetta. Senti, hai già dato un'occhiata alla entry list dei tuoi avversari per il prossimo anno, cosa ne pensi? Penso che saranno tutti dietro. Penso che saranno tutti dietro perché sono carico e penso di far bene. Bene, bravo. Ascolta, un'altra cosa. Io ho dato un'occhiata al tuo sito e mi ha colpito una frase. Tu hai scritto: io sono un ragazzo con la testa dura. Sì. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando cado non si rompe. sono sempre stato un ragazzo che a scuola non ci andavo, ma non andavo d'accordo con nessuno, ho sempre le mie idee, le faccio, vado fino alla fine. Sono arrivato in questo mondo delle moto veramente per niente, ho provato una mini moto una volta e sono partito così, nessuno mai, non mi ha spinto nessuno, e adesso sono qua al mondiale, l'unico svizzero in Superbike, e perché ci ho avuto la voglia anche di, a parte può darsi diciamo il talento alla base, il talento non so come si dice in italiano, non voglio essere presuntuoso, ma sì, ho lavorato molto per arrivarci, diciamo. Quindi sei carico, insomma, tutto sommato, il team ti piace, la moto ti piace, tu senti di poter fare bene. Un'altra cosa, voglio dire, giustamente parti anche da un numero, che è il numero che hai, il campione del mondo di MotoGP, dici meglio di così. Ma sì, diciamo che io sono del 27 settembre, la prima gara che ho fatto in minimoto, non sapevo che numero prendere, ero lì con l'iscrizione in mano, ho detto prendo il 27. In questi giorni lì, in quest'anno lì, Stoner non l'aveva ancora, dopo sì. Ho fatto il campione italiano in 2008 con la Supersport, Ender 21, c'è proprio il numero di Stoner con le stelle dentro, e lui abita vicino a casa mia in Svizzera, quindi sì, è un ragazzo molto bravo. Grande scoop, ragazzi, quindi sei stato il primo a utilizzare, insomma, prima di lui hai utilizzato. Sì, credo di sì, sì, sì. Fantastico. Ultima cosa, allora, dati un obiettivo per la stagione 2012. Ma già la prima cosa sarebbe di andare a punti, perché è bello prendere punti al mondiale, per un pilota giovane come me la prima cosa sì, andare a punti e fare 2 o 3 belle gare dentro il top 10 sarebbe bellissimo proprio, io ci provo. Dopo quante gare pensi di riuscire? Ma a punti subito, spero.
E dopo però sarà dura perché ci sono tanti piloti forti quest'anno, che tornano della Moto2 anche. C'è qualcuno in particolare che dici devo stare attento a quello lì? Ma secondo me Sofuoglu è uno che con queste moto qua ci sa andare molto bene. E dopo ci sono due o tre così in mente, non lo so, però due o tre bravi che secondo me possiamo lottare in gara in quella zona lì dei punti, sì. Benissimo, allora in bocca al lupo per il campionato, ci vediamo poi sui campi di gara. Sì. Grazie, ciao, ciao, ciao Tom.